ragazzi e ragazze, e bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, sì, oggi video super mega pazzo che non ho inventato io, ma che ho visto da Basic Gaia, quindi Gaia Masera. E oggi diciamo che qualcuno ci aiuterà a truccarci. Mi spiego meglio. Questo affarino qui, quindi questa signorina che si chiama Alexa di Amazon, ci aiuterà a scegliere tra varie cosucce per realizzare il nostro makeup oggi. Ho scelto più o meno dalle 2 alle 3 cose che ci andrà a scegliere, quindi diciamo che ok, il makeup più di tanto non lo sceglierò io. Ora la vado a collegare e direi di iniziare subitissimo. Ok, quindi direi di iniziare subito, però prima vado a mettere il mio fantastico cerchietto di Natale, ecco. Non ho altri cerchietti, li ho rotti tutti, quindi ci accontentiamo. Ok, allora innanzitutto vi ho saltato un paio di passaggi, cioè mascara, sopracciglia, fondotinta e ciglia, perché ho solamente un prodotto, quindi non potevo scegliere tra altri prodotti. Quindi appunto direi di continuare a realizzare la base, così la finiamo e poi passiamo al make up occhi e labbra. E per quanto riguarda la parte contouring, faremo scegliere ad Alexa. Si è attivata. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ecco, lo sapevo. Vabbè, faremo scegliere alla signorina tra queste due terre Sunrise di Mesauda, tra la terra fredda e calda. Quella più calda è la 305 Waikiki, quella più fredda invece è Cancun 306. Come dovrà scegliere la nostra amica? Non dico il nome perché ogni volta se no si attiva. Facciamo questa qui numero 1, questa qui numero 2. Alexa, scegli un numero da 1 a 2. Ecco un numero tra 1 e 2, 1. Ok, quindi andremo di contouring più calduccio. Quindi prendiamo il pennello e iniziamo. Non vedevo l'ora di fare questo video. Mi diverto con una facilità quelle estreme. Che poi dovete sapere che queste terre odorano di argan. Diciamo che prevalentemente sono collezione estiva, anche se in realtà questa collezione è uscita tra l'autunno e l'inverno. Però vabbè, meglio così. Ci va sempre bene qualcosa per riscaldare un po' l'incarnato. Ok, non voglio esagerare, quindi andiamo avanti. Adesso tocca al blush e ho deciso di scegliere tra questo qui di Revolution, che è il Reloaded Blusher nella colorazione Swoon, penso che sia la colorazione, e questo illuminante di Cosmefy di Basic Gaia, sono i Basic Marble, che però essendo in una colorazione diciamo medio scura, io utilizzo come blush che vado però a fondere insieme all'illuminante. Quindi facciamo sempre nella stessa posizione, numero 1 e numero 2. Alexa, scegli un numero tra 1 e 2. Ecco un numero tra 1 e 2, 1. Ok, va benissimo, quindi andiamo di Basic Marble. Prendo uno specchietto perché purtroppo all'interno non c'è, quindi metto qui. Oddio, ne ho preso troppo, vabbè, faccio così. È così, e come potete notare inizia a dare già quel tocco di luminosità. È una base colorata senza esagerare. Ok, perfetto. Io in realtà oggi vorrei andare a creare un look molto molto semplice. Adesso tocca al mio pezzo preferito, quindi il momento degli illuminanti. E cosa ho scelto? Ne ho scelti tre. Sono tutti e tre Wow Glow di Mesauda, ma Ale, non dico che se altrimenti si attiva, deve sceglierci la colorazione. E in ordine abbiamo Paradise 101, Angel 102, Ethereal 103. Quindi Alexa, scegli un numero da 1 a 3. Ecco un numero tra 1 e 3, 1. Ma perché è fissata col numero 1? Vabbè, comunque, ok, andiamo con il numero 1, non lo so. Qui invece all'interno abbiamo anche
lo specchietto. Raga, questi illuminanti sono bellissimi. Quindi va bene. Oh mamma, adoro. L'unica cosa che ho notato è che tra le quattro colorazioni, perché in realtà ce n'è un altro ma non posso utilizzare perché è praticamente un bronzo e io sono fin troppo chiara, la colorazione un po' più polverosa è proprio questa qui, quella più chiara. Non lo so perché, forse è stata fatta con un'altra formula, non so, però insomma è sempre comunque bello luminoso. Ok, adesso passiamo al make up occhi. Questa volta la signorina deve scegliere tra tre palette. Io spero principalmente in una palette perché non l'ho mai utilizzata, quindi la voglio utilizzare. E in ordine sono palette numero 1, Dreamy Duet Mystic Palette di Nabla. Poi abbiamo al centro la palette di Revolution, la Reloaded Iconic 3. Praticamente questa palette fa parte di un set natalizio, quindi è per questo che il pack è rosso. E infine come palette numero 3 sporchissima abbiamo la iconica di Cosmefy. Quindi Alexa, scegli un numero tra 1 e 3. Ecco un numero tra 1 e 3, 2. Sì, non ci credo. Quindi la proviamo. Ok, ok, ok. Sono molto felice. Ma non è che mi spia. Ma non è che ci sono degli agenti segreti, roba strana della CIA, quindi mi spiano. Mio Dio, ho paura adesso. Quindi vado a prendere la terra di Mesauda, così mi vedo per bene. E mamma mia. Ok, non so cosa andare a realizzare, però vediamo un po'. Direi qualcosa sui toni del malva. Facciamo, sì. Anche se poi tra le scelte dei rossetti, sì sì, ci siamo anche come colorazioni. Quindi inizio a prendere questo colorino qui, che è praticamente un color malva. Lo vado a sfumare, spero si veda, sì sì sì, si vede, bellissimo. Veramente veramente bello e somiglia a un ombretto della palette iconica di Cosmefy, che se non sbaglio è l'ombretto che ha realizzato Deborah Fully. Non voglio dire una cavolata, però se non sbaglio l'ha realizzato lei. Adesso sempre con lo stesso colore lo vado ad applicare sotto. Di solito questi colori qui fanno risaltare tantissimo gli occhi verdi, quindi sono molto molto felice. Ok, direi che così va bene. Adesso non voglio, come vi ho detto prima, non voglio realizzare nulla di estremamente complicato. Infatti puntavo a realizzare un look occhi molto molto semplice. Direi di prendere, faccio la prova tra due ombretti. Uno è più rosa antico, in realtà l'altro anche sembra rosa antico barra malva. Ho questo, questo no, direi di andare con questo qui. Scherziamo, è bellissimo. Oh mamma, adesso lo vado ad applicare meglio anche con questa parte piatta del pennello. Mamma mia, in realtà ha una leggera base tipo anche pescata, ora che ci vado di più. Quindi vado, non vado a creare un look grafico il solito che si vede su Instagram, anche perché lì vi riempio con questi look, quindi ne vado a creare uno veramente veramente semplice. E nella parte esterna invece vado a prendere il colore un po' più scuro, che è tipo un viola. Ho paura, spero non sia troppo viola. Vediamo un po', che okay, ho levato giusto eccesso di prodotto. Ok, in questa maniera. Adesso però lo prendo invece con la parte piatta e vado a fare una finta riga di eyeliner giusto in questa parte esterna, perché questa parte del mio occhio va un pochino più all'ingiù. Invece vado a creare, facendo così, un effetto di occhio normale. Diciamo, vado a recuperare
la forma. Adesso vado a mettere il mascara e continuiamo con il make up labbra. Ah raga, prima di passare le labbra voglio farvi vedere una cosa che sto facendo ultimamente, soprattutto quando faccio dei make up più semplici, tipo magari solamente il mascara, e cambio la forma dell'occhio anche internamente. Prendo un ombretto semplice marrone con un pennellino piccolo e vado praticamente ad allungare questa parte, così unisco e vado praticamente a rendere l'occhio tipo stile cerbiatta. Infatti guardate la differenza, è veramente un qualcosa di piccolissimo che vi cambia completamente lo sguardo, quindi lo sto facendo praticamente sempre perché è pazzesco. Vado a farlo anche dall'altra parte. Dovrà andare a scegliere tra le pastello di Nive Cosmetics, quindi appunto sono matite labbra, e non riesco a prendere i colori, sono troppi, gli Extreme Metal di Mesauda. Quindi ho un look più semplice, anche se non lo so se capitano queste, forse metto colori più scure, non lo so, vabbè, comunque, oppure un look un po' più estroso. Quindi Alexa, scegli un numero tra 1 e 2. Ecco un numero tra 1 e 2, 1. 1, ok, quindi andiamo di pastello di Nive Cosmetics. Riguardo un attimo il make-up, questo lo escludo praticamente. Non lo so, o ci concentriamo su un look tutto chiaro, oppure cambiamo un pochino mettendo questa matita. Dai, facciamo così, abbiamo fatto un make-up occhi semplice, quindi adesso direi di mettere anche in evidenza le labbra, e ho scelto questa qui che è Rainy Days di appunto Nive Cosmetics, ve l'ho detto prima, quindi andiamo. Che poi dico, io potevo anche temperarla prima la matita, ora non ho nemmeno qui il temperino, vabbè. Ed eccoci qui con il look completato, sono abbastanza soddisfatta pur non avendo messo le ciglia finte, anche se sicuramente con le ciglia finte il look è ancora più wow. Io direi di ringraziare la nostra amica Alexa, grazie mille. Figurati, sono contenta di esserti utile. Ah, vedi, ecco. Quindi ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!